Parliamo adesso della qualità. Allora, il grosso problema dell'aggiornamento, un libro di testo, un testo scolastico, ha una forma particolare di saggio scientifico, non è destinato a durare nel tempo, ma è pensato per essere sostituito costantemente da nuovi aggiornamenti. Quindi è un che dà innovazioni nei contenuti, nei metodi. Un testo scolastico è un work in progress. Ora sappiamo benissimo qual è la spina di questo problema, cioè che per proporci gli aggiornamenti, gli editori semplicemente rinforzano il proprio budget, no? È una questione, è diventata una pura questione di marketing. Poi sfogliamo il libro di testo e troviamo che è cambiato l'immagine, più l'immagine lì che hanno tagliato un po', ma sostanzialmente non hanno impegnato gli autori a ripensare, ad aggiornare, a scrivere, molto raramente, se non mai, questo succede. Ora, questo ha un costo che nel testo digitale viene completamente sparire. Certo, io posso aggiornare un testo digitale, nel senso che tornando all'esempio di prima, io prendo una pagina del mio libro di storia, l'autore può ritenere che quella pagina ci siano dei contenuti superati che possono essere aggiornati, modificati. Non c'è bisogno di cambiare tutto il libro di testo, basta farlo su quella pagina, basta cambiare una determinata immagine. Non costa praticamente niente, se non in termini di professionalità autoriale.